se saremo ancora vivi. Alessandro, sarà riuscito a convincere Casati che è inutile resistere. Mi cercherà, troverà la casa devastata. Eccoli là, sulle due rive del Naviglio, i combattenti, cittadini milanesi, soldati dell'impero, croati, austriaci, ungheresi. Domani molti di essi cadranno. L'odio reciproco è ciò che li ha tenuti in schiavitù. Nella reciproca amicizia avrebbero potuto trovare la libertà. Da 5 secoli i nostri vicini svizzeri hanno trovato il modo di convivere, nonostante le lingue diverse. Perché anche noi non abbiamo fatto altrettanto? Una catena di popoli liberi, ognuno con la sua lingua, le sue leggi, le sue finanze, e tutti i cittadini con uguali diritti, che prendono parte fraterna a tutte le decisioni. E che tra uno Stato e l'altro sia assolutamente libero il passaggio delle persone e delle cose, senza dogana, senza pedaggi. Ormai si avvicina il tempo in cui le nazioni europee, come gli Stati italiani, dovranno unirsi tra loro, non più nell'unità dispotica del dominio, ma in quella dell'uguaglianza e della libertà. Avremo pace vera quando avremo gli Stati Uniti d'Europa. Dobbiamo tornare subito a Palazzo Taverna. Ieri sera Casati ha interrotto la riunione. Non vorrei prendesse iniziative. Cosa pensi di fare? Destituire Casati e assumere il potere. Trasformare il Consiglio di Guerra in governo provvisorio. Se Casati chiama Carlo Alberto, la rivoluzione sarà servita soltanto a farci cambiare padrone. Ma il popolo capirà le nostre intenzioni. La gente ci crede uniti in un unico slancio, per un unico obiettivo. Mazziniani, federalisti, moderati, nobili, borghesi, plebei, tutta Milano. Comprenderà il nostro gesto? O appariremo soltanto degli ambiziosi? Un atto di coraggio, Enrico. Dobbiamo correre questo rischio. Sta a noi farglielo capire. Torniamo a Palazzo Taverna. Bisogna informare anche i clerici e prendere una decisione immediata. Lo stavo cercando. Il conte Casati vuol parlare con lei. Cosa può volere Casati? Lo sapremo subito. Intanto cerca i clerici e informalo del nostro progetto. Signor Cattaneo, debbo informarvi, quale rappresentante del Consiglio di Guerra, che il conte Martini è già partito alla volta di Torino per recare a Carlo Alberto una precisa richiesta di aiuto. Voi avete
E con quale autorità? Da stamattina il municipio assume tutti i poteri e si trasforma in governo provvisorio. Non abbiamo trascurato nessun particolare. Un incidente simulato alla frontiera del Ticino fornirà il pretesto all'esercito piemontese per entrare in Lombardia. E se mi ribellassi? Se il Consiglio di Guerra dichiarasse che non riconosce più l'autorità del municipio e assumerà il potere? Non sfidatemi, Conte Casati! Fatelo! E avrete trasformato l'insurrezione contro lo straniero in una vergognosa lotta fratricida. Signor Cattaneo, voi sapete che la vostra battaglia è perduta. Carlo Alberto entrerà a Milano. Per il popolo che ignora le vostre sottili questioni, il risultato più desiderabile è questo. L'austriaco Radetzky se ne va. E il suo posto viene preso da un re italiano. Signor Cattaneo, in nome della pace, della concordia nazionale, in nome del popolo di Milano, io vi chiedo di rinunciare alla vostra battaglia, di non correre il rischio di una guerra civile. Temo che non vi rendiate conto, ma stamattina avete compiuto una scelta storica. Edificare l'Italia sulla conquista militare, invece che sulla libertà, partendo dal basso. Voi avete scelto, Casati, quando la parola è ancora al popolo che combatte e che oggi stesso potrebbe vincere o soccombere. D'accordo. Avete vinto voi. Ma non siate troppo sicuro che il popolo vi seguirà. Rassegno le mie dimissioni da membro del Consiglio di Guerra. Grazie. Sapevo che avreste capito. Ebbene, Carlo. Il nostro posto non è più qui.